I mondani, ingolfati nei loro affari, vivono nell'oscurità e nell'errore, né si danno pensiero di conoscere le cose di Dio, né alcun pensiero della loro salvezza eterna, né alcuna premura di conoscere la venuta di quel Messia atteso e sospirato dalle genti, profetizzato e predetto dai profeti. Pace e bene, fratelli e sorelle. Siamo quasi al termine del mese di dicembre. Padre Pio oggi ci esorta con questo pensiero: i mondani, ingolfati nei loro affari, vivono nell'oscurità e nell'errore, né si danno pensiero di conoscere le cose di Dio, né alcun pensiero della loro salvezza eterna, né alcuna premura di conoscere la venuta di quel Messia atteso e sospirato dalle genti, profetizzato e predetto dai profeti. È triste, sapete, fratelli e sorelle, i mondani li chiama Padre Pio, ingolfati nei loro affari. È vero, Anche oggi si trovano queste persone, soprattutto oggi. Per molte persone non è stato Natale. Per molte persone non c'è stata la messa di Natale. C'è stato il cenone, c'è stata... hanno gozzovigliato, eccetera. Ma quale Natale hai fatto? Qual è il Natale? Quale Natale tu conosci? Noi a volte festeggiamo un anti-Natale. Voi pensate a chi per Natale non è mai stato mai alla messa. Questo faceva soffrire a Padre Pio. A chi per Natale non ha mai sostato davanti al bambinello di Betlemme. Questo faceva soffrire a Padre Pio. Ecco perché dice: vivono nell'oscurità e nell'errore. Non si danno pensiero di conoscere le cose di Dio. È vero. Oggi, soprattutto in questo tempo, pensiamo a tutti i negozi aperti, anche certi negozi nel giorno di Natale. E le persone che vi lavorano devono trascurare la messa, perché obbligate a stare in quel negozio, perché i padroni aprono anche il giorno di Natale. Che Natale hanno fatto, povera gente. Ma fratelli miei, noi dobbiamo riscoprire tutto. È quello che il Signore ci ha detto nei Suoi comandamenti. Ma oggi i comandamenti vengono trascurati, non si conoscono più. Addirittura c'è chi confonde i comandamenti con i sacramenti. È un disastro. Proprio c'è un'ignoranza religiosa impressionante. Impressionante. Se noi pensiamo ai nostri bambini, oggi che al posto di Gesù bambino gli fanno festeggiare Cappuccetto Rosso, ma questo è sbagliato, fratelli miei. Il giorno di Natale è Natale, è il giorno della festa del bambino Gesù. Gesù nasce per noi. Padre Pio, guardate che è attuale. Questo l'ha detto ai suoi tempi, negli anni 50, anni 60. I mondani ingolfati nei loro affari vivono nell'oscurità e nell'errore e non si danno pensiero di conoscere le cose di Dio. Stiamo attenti, fratelli e sorelle, noi dobbiamo esortare gli altri, prima noi stessi e poi anche gli altri, esortarli a conoscere le cose di Dio, perché noi qui su questa terra siamo di passaggio e ci prepariamo all'incontro con il Signore. E noi, se viviamo bene su questa terra, già su questa terra viviamo nel paradiso, perché è il regno di Dio chi va a messa la domenica, chi si confessa, chi riceve l'Eucaristia, quello che voleva Padre Pio. Da molto non ti confessi, diceva nella
né quando andavi a confessarti. Hai partecipato alla messa la domenica. Guardate che Padre Pio si dice che era burbero, eccetera. Io so da alcuni frati che Padre Pio era una zolla di zucchero, dei frati che lo hanno conosciuto. Era burbero con chi doveva essere burbero. Dava l'amaro a chi aveva bisogno dell'amaro, dava il purgante a chi aveva bisogno della purga, perché altrimenti non si guarisce mai, fratelli miei, non si guarisce mai. Ora, se tu non andavi a messa la domenica, certamente che ti cacciava via. E nella mia Sardegna c'è un figlio spirituale di Padre Pio che quando venne qui lo cacciò via. Lo cacciò via, sapete, per 15 volte. Perché? Perché lui non andava mai a messa la domenica. Poi ad un certo punto si è stancato e si è confessato da un altro sacerdote. E il sacerdote le ha detto: figlio mio, ecco il padre perché ti cacciava via, perché tu non vai mai a messa la domenica. E poi lui arriva da Padre Pio e Padre Pio le dice: l'hai capito adesso? Non devi tralasciare il giorno del Signore. Voi immaginate uno che tralasciava il Natale. E questa persona, oggi che è molto anziana, non ha mai più tralasciato, non solo la domenica, ma quotidianamente partecipa alla celebrazione della Santa Messa. Ecco, prendiamo esempio da queste persone che avevano capito che cosa? La pedagogia di Padre Pio nell'essere burbero quando doveva essere burbero, perché Padre Pio con quell'atteggiamento ti riavvicinava al Signore. Pace e bene a tutti.